Terza tappa del mio personalissimo giro dei presepi, ci troviamo a Valvasone, che appunto è sede di una bella rassegna di presepi, appunto. Sono comunque vicino a casa perché lavorando non riesco a muovermi troppo, ma comunque sia, come al solito, per tutte le cose, facendo pochi chilometri ci sono alcune chicche veramente particolari. Appunto, come vi dicevo, Valvasone in questo periodo è sede, di una rassegna di presepi, ma se volete vedere il borgo non in periodo natalizio, c'è già un video dedicato che vi linko quassù. Spero di averlo indicato bene e non come al solito che è dall'altra parte. I presepi di questa rassegna quest'anno, quindi tra il 2021 e il 2022, saranno visibili fino al 15 di gennaio e per l'appunto avrete modo di perdervi tra vie e vicoli attraverso un percorso fatto di presepi artigianali realizzati da privati e associazioni. La rassegna vi permetterà peraltro di scoprire gli angoli più nascosti e gli scorci più suggestivi del borgo, che è tra l'altro tra i borghi più belli in Italia. Io ci sono passata la sera, in serata, con il buio, però devo essere sincera, vi consiglio di passare perlomeno prima del tramonto, perché alcuni presepi sono un pochino bui, non illuminati o scarsamente illuminati, tant'è che io ho utilizzato uno dei miei ultimi acquisti, ovvero una lucina portatile che appunto vedrete peraltro in uno dei prossimi unboxing, in realtà non ve l'ho ancora fatta vedere. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Nel caso, lasciate un bel like e commentate se appunto vi ho incuriosito con questa rassegna di presepi. Se non siete iscritti, mi raccomando, iscrivetevi e attivate anche la campanella in modo tale da non perdervi i prossimi video. Anche se volete sapere quali saranno i miei prossimi acquisti, gli acquisti che ho già fatto appunto in previsione del Natale. Come al solito vi ricordo che qua sotto in descrizione trovate link a tutti i miei social per seguirmi in diretta nelle mie avventure. Noi ci vediamo al prossimo video e come al solito vi dico, have a nice life!